È un nuovo tipo di internazionalismo, quello europeista e federalista, cioè vuole andare oltre le famiglie politiche tradizionali. È un internazionalismo ovviamente militante, molto attivo, che guarda alla necessità di ricostruire l'Europa su basi diverse, che prescindano dalle vecchie famiglie politiche. E quindi si riconosce sicuramente in una tradizione di sinistra progressista e riformista, ma cerca di proporre un linguaggio politico nuovo. Sono dei personaggi, penso a Silvio Trentin, molto attivo nel sud della Francia, dove è emigrato forzatamente e si è ritrovato da professore universitario a fare il tipografo per sopravvivere. Ecco, Silvio Trentino è un esempio di questo collegamento con la tradizione pre-guerra dell'antifascismo. Silvio Trentin termina la sua carriera combattendo nel Veneto, dove muore per una malattia cardiaca che aveva maturato mentre stava in Francia. Però prima di morire riesce a scrivere due progetti costituzionali per la Francia e per l'Italia, e in entrambi questi progetti lui presenta il futuro di questi due paesi, Francia e Italia, come parti costitutive di una futura federazione europea. Un altro personaggio che rappresenta un forte collegamento europeista e internazionalista è Carlo Rosselli. Il messaggio di Carlo Rosselli, che nel 1935 indica all'antifascismo europeo come suo obiettivo quello di promuovere la parola d'ordine degli Stati Uniti d'Europa e di un'assemblea europea che scriva una Costituzione europea, è un messaggio che con la sua morte viene molto indebolito, però viene recuperato dalle formazioni di Giustizia e Libertà e dal Partito d'Azione, che sicuramente sarà la formazione politica più europeista in tutto il panorama della resistenza, non solo italiana, ma anche europea. Sempre un collante, un fil rouge, un filo rosso che proviene dal pre-Seconda Guerra Mondiale e poi si perpetua nel momento in cui la Germania nazista e l'Italia fascista propongono un modello terribile di Europa unita con la forza, Europa unita col razzismo, Europa unita con le armi. Ecco, l'antifascismo europeo vuole un'Europa unita su basi democratiche e condivise, ovviamente. Il Ventotene è l'esempio più importante del nostro antifascismo militante durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1941 un gruppo di confinati guidati da Ernesto Rossi e Altiero Spinelli, due personaggi estremamente diversi. Uno ex comunista Spinelli, arrestato a 20 anni, quindi minorenne per la legge dell'epoca, e condannato a 16 anni e 8 mesi di carcere, farà 10 anni di carcere e 6 di confino, e un altro Ernesto Rossi, che è un simbolo dell'antifascismo democratico e socialista liberale di Giustizia e Libertà. Entrambi si trovano d'accordo grazie all'influsso di scritti di Luigi Einaudi e di pensatori inglesi degli anni 30 del Novecento, a considerare principale e prioritario il problema internazionale. E scrivono il Manifesto di Ventotene, il cui vero titolo è Per un'Europa libera unita, progetto d'un manifesto, promuovendo l'idea della Federazione Europea, degli Stati Uniti d'Europa. Il loro punto di partenza è che lo Stato nazionale europeo è finito, ha terminato una funzione storica, adesso bisogna superare gli Stati nazionali sovrani, obbligarli in un certo senso a cedere sovranità in determinate aree e far nascere una federazione europea, che sarà l'unico modo per evitare il ricomparire di nuove guerre. La resistenza per sua natura è un processo che si confronta con la dimensione internazionale, perché la resistenza all'Europa, all'anti-Europa nazista e fascista, è qualcosa che sollecita tutti i movimenti di resistenza in Europa, ma particolarmente quello in Italia, a elaborare progetti alternativi di Europa diversa, e promuove anche la collaborazione tra le diverse forze antifasciste che coinvolte nella resistenza. Basta citare il caso poco noto ma molto significativo della resistenza federalista, della componente federalista della resistenza italiana, che si ritrova a Ginevra, nella casa del futuro presidente del Concilio Ecumenico delle Chiese, un olandese che si chiama Visser Toft, e lì scrivono, insieme a Luigi Einaudi, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Jean-Marie Soutou, François Bondy e vari esponenti di movimenti di resistenza europei, una dichiarazione federalista
federalista internazionale. Quindi la dimensione internazionale è parte costitutiva proprio di uno sforzo di elaborazione dell'antifascismo europeo. La componente cattolica aveva un'alta sensibilità nei confronti dell'europeismo, anche se magari non coglieva il messaggio politico-istituzionale, cioè la federazione e non l'Europa unita semplicemente, ma un tipo di unità europea che è la federazione. Però sicuramente è una resistenza cosmopolita e aperta a soluzioni di ricostruzione europea unitaria. Questo si vede già nel Codice di Camaldoli, uno dei primi documenti, diciamo, prodotti dall'antifascismo cattolico in Italia. Si vede nel gruppo di malvestiti qui a Milano, che poi sarà parte costitutiva della Democrazia Cristiana, e si vede anche nel giovane De Gasperi, che comunque sia per formazione essere lui bilingue, essere uomo di frontiera, trentino, quindi vicino alla realtà austriaca, aver sperimentato anche un'appartenenza all'impero austro-ungarico, visto che è stato deputato nel Parlamento di Vienna prima della Prima Guerra Mondiale. Ecco, tutto questo rende De Gasperi e tutta la Democrazia Cristiana molto sensibile al messaggio europeista. Purtroppo non così si può dire della sinistra reduce dalla Seconda Guerra Mondiale, perché appunto socialisti e comunisti saranno molto diffidenti nei confronti di questo messaggio, soluzione borghese verrà ritenuta l'integrazione europea, e purtroppo il Partito d'Azione scompare nel 1947, quindi cioè, si dissolve in vari rivoli e quindi il suo ruolo di sale della politica lo svolgerà con più difficoltà.